Ragazzi, non c'è niente da fare. Quando si avvicina una partita tra Juventus e Napoli, che sia Juventus-Napoli come l'anno scorso, o che sia Napoli-Juventus come in questo caso, tra l'altro curiosamente entrambe verso l'inizio del campionato, ci sono delle polemiche. Sono due squadre, Juventus e Napoli, che hanno una forte rivalità. Diciamo che io la sento meno da tifoso della Juventus, la rivalità col Napoli, che per me è stata importante negli anni in cui il Napoli ha provato a sottrarre lo scudetto alla Juve. Invece per i napoletani la sfida alla Juve è effettivamente la partita dell'anno, la partita della stagione, perché loro identificano la Juventus nella loro rivale principale. Io non ho mai nascosto il mio preferire le sfide al Milan e all'Inter, che storicamente quando ero bambino erano le squadre da battere in Serie A, e forse anche alla Roma e alla Lazio, perché proprio in quegli anni lì, quando ero piccolo, ricordo un paio di scudetti che sono finiti a Roma, e quindi anche in maniera inconscia sono diventate squadre che mi dà più adrenalina affrontare. È ovvio che il Napoli addirittura lo metto di fronte al derby col Torino, o alla partita con la Fiorentina, o alla partita col Bologna, altre partite che dall'altra parte sono molto sentite per i tifosi delle altre squadre con fronte della Juve, ma che io purtroppo non sento troppo. Ora ci sono tante polemiche in corso, non è più un discorso sanitario come poteva essere l'anno scorso legato al Covid, dove l'ho sempre detto dall'inizio, il Napoli aveva ragione sotto il punto di vista della sicurezza, ma torto sotto il punto di vista del regolamento. Ora ci stiamo avvicinando a una partita che sta veramente facendo vedere di tutto nei giorni che accompagnano questa fine di pausa nazionale. Partiamo da il ricorso di Victor Osimhen, che è stato annullato, quindi Osimhen sarà regolarmente in campo. Non mi stupisce nemmeno più di tanto questa cosa, perché notoriamente quando accade qualcosa di questo tipo il ricorso viene vinto dalla squadra, ma il messaggio che ho passato io nei giorni scorsi è stato: con Osimhen o senza Osimhen ce dobbiamo fregare. Perché adesso sta passando un po' nella testa di tanti, e lo leggo nei vostri commenti, e tante volte sembrate quasi spaventati da questa sfida, e ci sta, vedendo l'inizio di questa stagione. Ma voglio ricordarvi che la partita col Napoli non è ancora stata persa e non è ancora stata pareggiata, esattamente come la partita con l'Udinese, la partita con l'Empoli nella nostra testa era una partita da vincere, ma che poi il campo ha detto che abbiamo pareggiato o perso. La partita col Napoli, che nella nostra testa ora ci preoccupa un po' perché tante cose stanno andando nel verso sbagliato, è ancora tutta da giocare e può finire tripla. È una partita da tripla, nonostante le difficoltà che sta affrontando la Juventus. Tra l'altro anche il Napoli potrebbe avere qualche problemino, è giusto ribadirlo, legato al portiere, perché Meretta ha subito un infortunio, perché Ospina comunque in questo momento è anche un quadrado a giocare la partita. Vi ho fatto il calendario delle partite dei giocatori nazionali, trovate nel penultimo video che ho creato su questo canale, magari mettiamo il telefono in silenzioso, e quindi il Napoli potrebbe avere un problemino legato alla porta, ma avrà il centravanti titolare. A me non importa l'esito dei ricorsi, con o senza Osimhen la Juventus ha il dovere di vincere dopo due partite come quelle che abbiamo concluso nella prima parte, ha l'obbligo di provare a giocarsela. Se poi il Napoli sarà meglio della Juventus, faremo gli applausi agli avversari e inizieremo a preoccuparci seriamente per il nostro futuro tra Champions e Milan, che arriveranno poi nei prossimi giorni. Quindi io la vedo così, con o senza Osimhen. Insigne lascia il ritiro della nazionale per un problema personale, ok? Problema che pare essere legato al padre. Io credo che sia stupido entrare nei dettagli della vita personale di un atleta. Se un giocatore come Insigne, che ci ha fatto vedere quest'estate quanto è legato alla nazionale, lascia il ritiro della nazionale per una partita a qualificazione mondiale per un problema personale, io credo che sia giusto e doveroso fermarsi lì senza pensare a dietrologie scomode, perché davvero rinunciare a una partita della nazionale significa che c'è qualcosa davvero che non va, e non voglio sapere niente di più, non mi interessa quali sono i problemi legati al padre Insigne. Un grandissimo in bocca al lupo a Lorenzo in questo momento, e mi auguro di vederlo in campo
sabato, perché è stato anticipato, lo sappiamo, la partita la giochiamo alle 18, e spero di vederlo triste alla fine della partita perché ha perso contro la Juventus, a prescindere da tutto, e invece gli auguro un grandissimo in bocca al lupo per i suoi problemi personali. Federico Chiesa, ora passiamo ai nostri, perché se può piovere, grandina. Eravamo contenti del fatto che McKennie fosse tornato a Torino e quindi avesse un giorno in più per preparare la partita col Napoli, ma ora si è fermato Chiesa, che ha fatto rifinitura oggi con la nazionale, si era optato per mandarlo in panchina, invece ora sta tornando a Torino a Continassa, dove ci saranno degli esami strumentali. Chiesa non è ancora ufficialmente out per la sfida contro il Napoli, ma il rischio c'è, ed eventualmente, se è un po' così così, lo staff proverà a preservarlo, perché è stupido mettere a rischio la salute di un giocatore per una partita nella quale comunque siamo in crisi, sì, è vero, evidente, ma non ha senso mettere in pericolo l'incolumità di Chiesa, che potrebbe poi portarsi dietro l'infortunio per più tempo. Vi faccio l'esempio più banale che mi viene in mente e anche più vicino nel tempo: la sfida Juventus-Lione in Champions con Maurizio Sarri, dove Paolo Dybala fa di tutto per forzare i tempi dopo l'infortunio che ha avuto, mi pare, contro la Sampdoria la serata in cui vince lo scudetto, il 26 di luglio. Fa di tutto, entra, esce, perché non ce la fa, non riesce a continuare, si è portato dietro un bel po' di tempo, poi anche l'anno dopo ha saltato la prima parte della preparazione con la Juve, non è mai più entrato in forma, e Dybala l'anno scorso ha saltato l'anno, praticamente, perché l'anno scorso Dybala non ha giocato per la Juventus perché si è portato dietro un infortunio nel quale ha provato ad accelerare i tempi, cosa che non va fatta. Io capisco che quella partita lì era davvero dentro fuori, perché se perdevi, come è successo, finiva l'anno, se si vinceva si andava avanti, però potevamo magari vincere lì e c'eravamo giocati Dybala, e quindi giocare comunque senza Dybala, che in quel momento era il giocatore più in forma della Juventus, e questo va sottolineato. Quindi, come ho fatto un in bocca al lupo a Insigne, faccio un grandissimo in bocca al lupo a Federico Chiesa, e mi auguro di vederlo in campo sabato, che possa fare la differenza, e invece lui di vederlo felice perché ha vinto sul campo, che è quello che decide, è il campo che decide, non tutta la polemica che c'è intorno alla partita, è il campo. Ci arriviamo nelle peggiori condizioni possibili, sia a livello di morale, sia a livello di avvenimenti, sia a livello di presenze, ma è il campo che decide Napoli-Juventus, il campo, ok? Capitolo McKennie. All'inizio sembrava una violazione stupida, tra virgolette, perché comunque è una violazione e va sottolineato, il fatto che McKennie si fosse presentato alle transenne a salutare i tifosi senza mascherina. In realtà poi è venuto fuori che potrebbe essere qualcosa di più e di un po' più delicato. Dico solo che Christian Pulisic, quando andremo a giocare contro il Chelsea, potrebbe non essere contentissimo di vedere McKennie, mentre la sorella di Christian Pulisic potrebbe essere contenta di vedere McKennie. Mi sembra di sognare a raccontare queste cose, perché nel giro di un anno sono passato a parlare di virologia legata al regolamento proprio per Juventus-Napoli, sono arrivato a parlare di esami all'università per stranieri di Perugia per tesserare un calciatore. Ora sto parlando di un giocatore della Juventus che nel bel mezzo del ritiro con la sua nazionale con gli Stati Uniti probabilmente è andato a letto con la sorella di un suo compagno di nazionale. Io, quando nel 2014 ho deciso di aprire un canale di calcio per parlare di pallone, non immaginavo che sarei finito a fare tutti questi discorsi, dei quali non ho assolutamente nessun tipo di background e preparazione. Quindi, McKennie, tu sei libero di fare quello che vuoi della tua vita, però se davvero questa è la motivazione, mi sembra assurdo dover fare una figura di merda, scusami il francesismo, globale, che porta ancora dentro la Juventus per una roba del genere. Poi, dopo il discorso del festino, McKennie mi pare che abbia addirittura segnato la prima partita in cui è tornato, cosa che probabilmente ha fatto anche Dybala, ora vado un po' nel dettaglio, scusate, potrei aver detto un'inesattezza. Mi auguro di vederti alla fine della partita col Napoli sabato contento, non per quello che eventualmente hai fatto in quella stanza del ritiro in hotel con la sorella di Pulisic, quanto più perché abbiamo vinto Napoli-Juventus con un tuo gol. Io ora mi metto nelle mani di Massimiliano Allegri, che da 10 giorni sta preparando questa sfida, e non venitemi a dire che Allegri è in ferie da mesi,
perché ormai non ci crede più, perché ha preso le ferie per andare a matrimonio di sua figlia, deve essere stata una roba del genere. Per cortesia. Io lo so che tanti per qualche motivo odiano Massimiliano Allegri e non perdono mai la possibilità di andare a ficcare il dito per screditare un determinato tesserato della Juventus. Ma fatevi un favore, fateci un favore, facciamoci un favore. Già siamo messi male di nostro e lo sappiamo. Se iniziamo a creare delle polemiche stupide, futili e veramente che non c'è bisogno, non ce n'è bisogno, non ci saltiamo fuori, perché già stiamo parlando del nostro giocatore, miglior giocatore in rosa in questo momento, Federico Chiesa, che è già in dubbio, di un altro che viene cacciato per i motivi che abbiamo elencato e di un giocatore come Insigne che non andrà ad appesantire questa sera il suo percorso in nazionale con 90 minuti in più o quelli che potevano essere, e un giocatore Osimhen che non doveva esserci e che invece ci sarà. Ribadisco, è avverso, il destino ci è avverso in questo momento. Se ci cade il pisello ci rimbalza nel culo. In questo momento vi dico questa massima che si dice qua in paese da me. Spero che la sfortuna termini in questo momento, spero che non ci saranno ripercussioni legate alla nazionale che giocherà questa sera, spero che vada tutto liscio, che domani Allegri possa recuperare i giocatori europei, più McKennie che ha già recuperato, che Chiesa possa recuperare, perché ci sono già tanti problemi senza doverne aggiungere altri che ci andiamo a creare noi. I sudamericani, come vi ripeto, credo che non ci saranno, a meno che non cambierà qualcosa poi nella gestione da parte delle federazioni. Dobbiamo vivere alla giornata, ragazzi, ora per ora, e monitorare la situazione. Però già in questo momento, se penso a una sfida tra Juventus e Napoli, credo che si possa tranquillamente dire che è abbastanza maledetta, perché tutte le volte che c'è una sfida tra Juventus e Napoli succede qualcosa.